Bella vittoria da parte della Lazio, era la Lazio delle seconde linee, però avete detto la vostra, la grande. Sì, penso che questa sera innanzitutto era importante vincere e convincere, perché comunque venivamo da una brutta prestazione, che è quella di Catania, quindi era importante quello. Poi questa sera abbiamo giocato tanti giocatori che a volte giocano meno ed era importante dimostrare di essere presenti in tutti i sensi, sia per quanto riguarda appunto l'atteggiamento, che secondo me è stato ottimo dai primi minuti, e poi in ogni ruolo ognuno di noi ha dimostrato che la Lazio può contare anche su di noi. Sergio, tu, Libor Kozak, Mauro Sarate, stavate cominciando a soffrire un po' la mancanza di gol, che è il pane quotidiano degli attaccanti, si diceva che solo Klose segna. Sì, io dico che, voglio dire scherzosamente, che a volte questi particolari fanno la differenza, nel senso che uno cerca di fare sempre il massimo in tutti i sensi e di riuscire a portare e riuscire anche ad andare in gol più volte possibile, però a volte quando questo non avviene si fanno, secondo me, ci sono dei giudizi che vanno un po' oltre, ma questo fa parte del calcio, noi lo sappiamo, e il nostro compito appunto è smentire sul campo attraverso le prestazioni, nel caso degli attaccanti con i gol, quando è possibile, se è possibile. E quindi penso che questa sera sia stata importante, è una conferma che anche la società ha fatto una scelta di avere una rosa un po' più ampia inizio anno per essere competitivi anche in campo europeo, perché per noi comunque l'Europa League rimane una gran bella competizione, e ti vai ad affrontare squadre importanti come Panathinaikos, come Tottenham, quindi voglio dire, penso che sia gratificante anche per tutti noi, e quindi ci voleva questo tipo di serata. Senti, il gol di questa sera da parte tua può anche significare, per domenica, se serve una mano ci sto. Ma penso questo da parte mia, come è stato Libor e come anche tutti gli altri ragazzi, perché noi questa sera abbiamo raccolto il frutto del sacrificio anche degli altri compagni, e in ogni ruolo penso che anche loro possano dirlo, abbiamo dimostrato tutti quanti di essere presenti, e perché no, se il mister ha bisogno siamo pronti da subito. Senti, una curiosità, cosa è che è sempre stato identificato come giocatore un po' spigoloso, no? Dell'ultimo colpo, invece il primo gol è stato un gol splendido, l'abbiamo visto anche Klose sorridere in panchina, ma che gli avete detto poi alla fine del primo tempo? No, ma sì, si dice così di Libor, ma io gli dico sempre, ho detto anche in settimana, secondo me al di là delle qualità chiaramente fisiche, atletiche, è un giocatore che ha una buona qualità. Probabilmente questo grande fisico a volte, tra virgolette, inganna, ma è un giocatore che, vuol dire, noi lo vediamo anche in allenamento e ogni tanto questi colpi ce l'ha, quindi lui deve continuare così, con questo tipo di atteggiamento, che è quello di migliorarsi, quindi è importante soprattutto per un ragazzo giovane. Senti, dopo la debacle di Catania, una bella risposta, aveva fatto cadere un po' l'asticella della fiducia dell'ambiente, no? Nei confronti della Roma, ora? Questa sera è una serata importante proprio per questo, perché si rischiava di perdere quell'entusiasmo che eravamo riusciti a creare noi con le nostre prestazioni, i tifosi, con il loro supporto, quindi questa sera penso che sia stata una serata importante soprattutto sotto questo aspetto qui, quindi andiamo avanti con grande fiducia e siamo pronti per domenica. Partito tutto da quel lunedì, quando vi siete guardati in faccia, avete parlato e avete tirato fuori, insomma, tutto quello che avete dentro. Ma noi già domenica eravamo consapevoli di non aver fatto le cose al meglio, e i primi che sono dispiaciuti siamo noi, perché chiaramente anche per noi non è bello affatto, ecco, fare certi tipi di prestazioni, quindi insomma siamo ripartiti, questo secondo me ci deve servire da lezione per non mollare la presa neanche di un centimetro, perché poi le altre squadre con la grande voglia che hanno, col grande ritmo, ci possono mettere in difficoltà, anche squadre che sulla carta sono più modeste, insomma, però rispetto a noi, però questo non è vero, perché poi quando tu abbassi di un centimetro, abbassi un po' la concentrazione, i valori si pareggiano, quindi noi questo ci deve servire da lezione. Abbiamo avuto un'occasione questa di stasera per recuperare, siamo stati bravi. Sergio, cosa temi della Roma? Ma cosa temo? Io sono contento della mia squadra, che è la Lazio, e vado avanti con grande fiducia, perché so che siamo una grande squadra, poi il resto si vedrà domenica.